Ma bentornati su WhatsApp Economy, oggi con un'ambientazione un po' diversa perché sto tornando a casa dall'università. Visto che non ho altro tempo per registrare questo video, ne sto approfittando adesso per parlare della DEF, della nota di aggiornamento del DEF presentata ieri dal governo del cambiamento. E ci sono vari spunti interessanti. Ovviamente io mi occuperò solo della parte economica e non di quella politica, perché la parte politica ci interessa relativamente. Ci sono vari aspetti da commentare, anche perché nell'ultimo video abbiamo esaminato tutte le sfide del governo da qui a un anno economiche, e quindi ci sta anche commentarle quando le date vengono al pettine, come si suol dire. E quindi iniziamo con un deficit al 2,4% se non sbaglio, quindi entro i parametri del 3%. Cosa significa un deficit del 2,4%? Significa che per il prossimo anno si tireranno in prestito il 2,4% del PIL. Ora, ci sono varie problematiche dietro questo numero. Ovviamente i grillini sono contenti perché non hanno sforato la soglia del 3%, anche se per la Commissione europea questo deficit doveva attestarsi al massimo all'1,6%, quindi in teoria i parametri li abbiamo già sforati. Cosa succede adesso? Adesso succede che entro il 15 novembre, se non sbaglio, la Commissione europea dovrà dire se è d'accordo con questa nota di aggiornamento oppure no, quindi non è tutto finito, non sono finiti i giochi. Ci dovrà comunque essere l'accordo con la Commissione europea, altrimenti si dovranno fare dei cambiamenti a questa nota di aggiornamento, cosa molto probabile perché la Commissione europea molto probabilmente non sarà d'accordo con questi parametri. Quindi ancora non è detta l'ultima parola per questa nota di aggiornamento. Ci sono dei problemi in questa nota di aggiornamento? La risposta è probabilmente sì. Ma cosa dice questa nota di aggiornamento? Vi ho linkato giù in basso un articolo del Sole 24 Ore che riassume in breve cosa ci sarà dentro. E dentro c'è ben poco rispetto alle promesse elettorali. E in un certo senso anche meglio così. Praticamente ci sarà la pensione di cittadinanza, l'introduzione, l'abolizione della legge Fornero per 400.000 persone, quindi non per tutta una platea di pensionandi. Poi ci sarà una flat tax solo però per le piccole imprese, mentre la flat tax totale, quella che è stata annunciata invece in campagna elettorale, se ne riparlerà a fine legislatura, se ovviamente la legislatura durerà. Quindi non ci sarà una vera e propria flat tax, solo per le piccole e medie imprese, una percentuale del 15% che comunque già esisteva, quindi è stato semplicemente spostato il limite per poter usufruire di questa percentuale, è stato spostato un po' più in là, quindi non c'è stato nulla di eccezionale dietro. Mentre per il reddito di cittadinanza si è stanziata una cifra per la rivoluzione dei centri per l'impiego e si è posticipato l'introduzione del reddito di cittadinanza, quindi molto probabilmente non avremo... E che cazzo? Ambulanza! Quindi molto probabilmente non avremo entro marzo 2019, come annunciato Di Maio, il reddito di cittadinanza. Ora, i problemi sono due a questo punto. Se andiamo a vedere se dobbiamo analizzare tutta una serie di teorie economiche, troviamo i post-keynesiani, che sono forse quelli più ribelli di tutti, dove dicono che il deficit fa bene alla crescita. Ora, assumiamo che questo sia vero. Ci sono varie condizioni che i post-keynesiani affermano in questo. C'è chi dice che per aumentare la crescita ci deve essere una spesa pubblica rivolta soprattutto all'aumento dei consumi delle persone, e c'è chi afferma che la spesa pubblica deve essere incentrata verso gli investimenti per poter aumentare la crescita di una nazione. Però questo non si può fare sempre, anche i post-keynesiani lo affermano comunque, che questo si può fare in determinate condizioni. Ora, come ho presentato il grafico nell'altro video, il problema dell'Italia non è stato mai quello dei consumi, che sono stati più o meno stabili fin dal 2007. Il problema vero sono state le esportazioni, che sono crollate nei primi anni, e gli investimenti soprattutto, che sono crollati con il governo Monti. Quindi c'è in Italia praticamente un problema di investimenti che questo governo vuole risolvere tramite la spesa pubblica. Ripeto, non sto dicendo se è giusto o sbagliato, sto semplicemente elencando i fatti. Il problema è che in questa nota ci sono tutte delle politiche a favore dei consumi, quindi non stanno rispondendo al problema dell'Italia degli investimenti. Aumentare le pensioni e cercare di introdurre reddito di cittadinanza, semplicemente si stanno dando dei soldi alle persone, non si stanno spingendo le imprese ad investire in produzione, ok? E quindi già qui ci potrebbe essere un primo errore da parte del governo.
posto sempre se la spesa pubblica è utile o meno alla produzione. Questo non lo voglio trattare in questo tema, però assumiamo che sia giusto, funzioni, aumenta la spesa pubblica per aumentare la produzione. Il problema è che la stanno utilizzando questa spesa pubblica in maniera sbagliata, cioè da parte dei consumi. Il problema che non è dell'Italia, il problema dell'Italia è quello degli investimenti. Inoltre, questo aumento dei consumi, queste politiche economiche quindi stanno spingendo verso un aumento dei consumi della popolazione. E secondo loro un aumento dei consumi aumenterà anche il PIL. Il problema è che noi, Italia, come tutte le altre nazioni sviluppate, operiamo in un contesto di economia aperta. Quindi, cosa ci dice l'economia quando una nazione è in economia aperta? Ci dice che se una nazione in economia aperta, questa nazione aumenta i consumi, una parte di questi consumi sarà imputata all'import, cioè una persona che vede il suo reddito aumentare, una parte del suo reddito la consumerà nell'acquistare, ad esempio, una macchina Mercedes, ad esempio, no? Quindi se io acquisto una macchina Mercedes, il mio consumo, che è stato sostenuto dal governo, lo spendo per aiutare un'altra nazione. Quindi questa è un'altra problematica di quella di investire sperando di aumentare i consumi. Cioè la problematica è proprio quella che se io aumento i consumi, non è detto che poi questi consumi siano tutti spendibili nella mia nazione. Molto probabilmente il consumatore deciderà di spenderli anche in altre nazioni. E quindi questo comportamento del consumatore fa sì che non ci siano dei riscontri tanto positivi per quanto riguarda la crescita economica del paese, proprio perché appunto una parte dei consumi è rivolta verso altri paesi e quindi mi toglie crescita al mio paese. E questo è un problema. Un altro problema che vorrei analizzare in questo video riguardo alla nota di aggiornamento è proprio una questione di bilancio, perché una parte del deficit la si sta finanziando tramite la pace fiscale. Questa pace fiscale che secondo alcuni dovrebbe far rientrare nelle casse dello Stato parecchi soldi. Il problema qual è? Il problema è che non si sa con sicurezza quanti soldi siano, quindi questo 2,4% quest'anno potrebbe anche aumentare, addirittura al 3,2-3,4%. Inoltre, questa pace fiscale non è che si fa ogni anno, si fa quest'anno e poi basta, almeno si spera. Quindi, dall'anno prossimo, ovviamente, il deficit, se si vogliono mantenere queste politiche economiche, dovrà necessariamente aumentare, perché una parte della politica dei soldi recuperati dalla pace fiscale io non ce li avrò e quindi li dovrò recuperare con più debito. E questo è un altro problema, quindi non è totalmente vero che si è stati sotto al 3%, perché si è usato questo scamotaggio della pace fiscale che dura quest'anno, però poi l'anno prossimo che ci ridà i soldi questa pace fiscale? È un problema questo. Poi nient'altro fondamentalmente. Ovviamente l'Italia non rischia il default, perché comunque per adesso non ci sono i presupposti. Poi se dovessero continuare con altre dichiarazioni o altre politiche sconclusionate, magari potremmo rischiare un po' di più. Però per adesso non rischia il default, quindi state tranquilli, non succederà granché. Il problema è che si è dimostrato ancora una volta che l'economia e i politici italiani non vanno d'accordo. E questo non si tratta solo del governo del cambiamento, ma anche degli altri governi. Renzi con gli 80 euro, anche quella era una spesa pubblica rivolta ai consumi, che non è molto produttiva, non è atta alla crescita. Si può parlare se il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza siano delle politiche sociali, si può essere d'accordo o meno, ma non si può dire che queste politiche permettono una crescita sostenibile dell'intera nazione. Quindi io sto parlando di economia, cioè di crescita economica, cioè di aumento del PIL. Alcuni mi potranno dire, ma il PIL no, non è l'unico elemento per vedere se una nazione cresce. Sì, però per adesso ci teniamo questo. E parlando di crescita di PIL, queste azioni non aumentano il PIL, o almeno non aumentano quanto si spera o si pubblicizza in TV. E questo è stato fatto sia dal governo Renzi con gli 80 euro, altre spese rivolte ai consumi che sono
appunto c'è quel problema lì di economia aperta, ma non solo, devi vedere anche se li spendono magari quei soldi la gente, sono un sacco di problematico. E quindi, diciamo che questa nota è generalmente incolore, è incolore. No, niente di nuovo perché è stato già fatto altre politiche di questo genere, il cambiamento si presupponeva che non si dovevano più fare e invece si sono continuate a fare. Fatto che dimostra che l'economia e i politici italiani non vanno d'accordo. Spero di aver trattato l'argomento in maniera abbastanza chiara. Purtroppo sono di fretta e non ho tutto questo tempo da approfondire. Ovviamente i mercati questa mattina hanno reagito molto fortemente con un riabbassamento della quotazione della borsa italiana e un aumento dello spread, ma probabilmente sarà qualcosa di congiunturale, dovrà finire a breve, ritornare ai livelli normali, tra virgolette, perché comunque paghiamo degli interessi molto elevati rispetto all'Eurozona. Quindi anche il tema spread, diciamo che è relativo, dovrebbe rientrare, a meno che non continuino le dichiarazioni. E poi la partita, ripeto, non è ancora finita perché ci deve essere ancora il consenso della Commissione europea. Molto probabilmente potremmo anche ingiungere delle sanzioni da parte dell'Europa. Vedremo, vedremo. Le politiche economiche sono rivolte sempre ai vecchi e non ai giovani, purtroppo. Siamo forse la classe sociale più bistrattata a livello politico, ma questa è una mia opinione personale, non c'entra nulla con l'economia. Vediamo, c'è un po' di rammarico così su questa cosa qui, sui giovani. Non si pensa ai giovani, si pensa solo ai vecchi che devono andare in pensione, con un sistema pensionistico che è tuttora in crisi e che continuerà a tornare in crisi. Ma vabbè, questo è un altro argomento molto ampio che magari ci occuperemo in un altro video, analizzeremo in un altro video. Sul reddito di cittadinanza vedremo se funziona, io ho pronto anche lì un altro video dove vedremo se il reddito di cittadinanza funziona per la crescita economica o meno. Vediamo, questo era solo così, un piccolo video per vedere se dobbiamo espatriare o meno. Ancora no, poi vedremo successivamente. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, vediamo se riesco a farne un altro domenica oppure no, anche se domenica devo fare la birra con i miei compagni, quindi non lo so. Però vediamo, vediamo. Altrimenti ci vediamo settimana prossima. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ciao!